Pronto? Babolat? Sì, allora io ho provato la Strike 300, me ne potete mandare 7, mi piace. Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul mio canale. Oggi parliamo di una racchetta che a me piace veramente un botto. Ogni volta che la provo, Strike comunque è un'emozione e siccome negli ultimi anni la Strike 98 si è fatta un po' troppo pesante, ho cominciato molto più ad apprezzare lei, Strike 100, che nel frattempo è diventata una racchetta più seria rispetto al modello 2017 che era un po' leggerina, diciamocelo, non era esattamente troppo interessante perché le mancava un po' di massa, ma a questo giro lei è diventata veramente seria. Parliamo appunto di Pure Strike 100, Pure Strike 100 che è bella ragazzi, è una bella 300 grammi classica ma che fonde anche dei caratteri che sono molto vicini anche al mondo delle profilate, non del tutto però attenzione, non pensiate che sia facile come una profilata perché lei comunque è una classica, ma ha delle dimensioni generose e delle proporzioni di maneggevolezza che la rendono davvero cazzuta. Lei è proprio cazzuta. Vediamo prima qual è la scheda tecnica perché ha il piatto 100 pollici, un pattern 16-19, un profilo che va dai 21 ai 23 ai 21 verso la testa, una rigidità rilevata di 69 punti e uno swing weight di circa 322 punti. Quindi quando l'avevo provata l'altra volta era 325, siamo vicini a un 322, un filo più maneggevole a questo giro. Nota va fatta per quanto riguarda il manico perché sapete che solitamente Babolat ha un manico sempre bello massiccio, qui in questo caso è montato il Syntec Team. Il Syntec Team ha uno spessore di 1,5 mm contro gli 1,9 del Syntec Pro, che è quello tipicamente montato un po' su tutto il resto della gamma Babolat. Quindi qui il manico è un 3 leggermente più sfinato, che può far piacere a qualcuno. Dal punto di vista delle finiture, racchetta fatta veramente bene, mi piace tantissimo. L'unico elemento che mi fa storcere un po' il naso è questa scelta di questo bumper zigrinato che già nella versione precedente avevo notato, tende a segnarsi un po' troppo. Un bumper liscio gli avrebbe dato comunque una vita superiore al componente. Diciamo così, tende un pochettino a, come vedete in questo punto, a prendersi un poco di terra e diventa un po' difficoltoso toglierla da sopra. Ma sono in sostanza delle finezze che però io vi devo riportare perché sapete che io per voi sono pignolo, ma sono già pignolo anche di mio. E prima di scoprire come va in campo, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un grande like a questo video. Così faremo sempre di più su questo canale, sempre cose più interessanti e a breve tantissime novità e tantissime altre recensioni, sia tennis che padel. E se mi volete dare ancora di più una mano, sono attivi gli abbonamenti e questo vostro supporto mi consentirà di fare sempre quell'ulteriore step in più per darvi maggiore qualità e quantità dei contenuti. Non solo, per gli abbonati sono previste delle live esclusive e chiaramente una priorità di risposta ai commenti, ma non solo perché a breve arriveranno altri contenuti dedicati esclusivamente agli abbonati. Allora, come va lei in campo? Beh ragazzi, Strike, io Strike l'adoro. Perché? Perché lei va a riprendere il carattere della la prima Strike bianca in realtà. Perché parliamo di una racchetta che comunque è una racchetta reattiva. È una racchetta solida, non invalidante però, perché comunque ha un 322 punti di inerzia che sono lì giusti nel mezzo tra una Blade e una Pure Drive. Un po' lei è quello il lavoro che va a fare. In realtà c'è in mezzo qualcosa di Pure Aero perché uno dei caratteri fondamentali di questa racchetta senza dubbio lo spin. Strike e spin, ma nelle versioni 16-19 e 18-20 da 98 pollici, diciamo questo approccio si è un attimo perso più che altro perché sono diventate pesanti. Lei resta quella soluzione veloce, reattiva, aggressiva che si può portare in aria in maniera molto veloce giocando di braccio senza alcun freno da parte del telaio. Queste sono le doti principali di Strike 100. Ora è chiaro che chi cerca la potenza facile, quindi il telaio che faccia per lui non è qui che deve andare, ma chi ha un minimo di braccio e gioca con lo spin, con lei ci ricava tantissimo dal fondo, perché è una racchetta che scorre facile, scorre decisa poi al contatto con la pallina, prende un ottimo spin, vuole essere chiaramente incentivata, non è una racchetta che gioca automaticamente potente, comincia a funzionare da regime intermedio in su veramente bene, il ritmo blando si perde un po', ma già da un ritmo interlocutorio con un minimo di braccio messo su, lei ha una prestazione
prestazione notevole. E questa sua prestazione notevole si fa notare anche per il fatto che dal fondo non è faticoso in assoluto, si può utilizzare tanto tempo con questo approccio aggressivo sui colpi in spin e copre la palla veramente molto bene. È impressionante quanto scorre in aria e prenda violentemente lo spin. Mi piace come gestisce il top spin, veramente la palla è carica, non la palla più pesante chiaramente perché parliamo di un telaio che ha 322 punti di inerzia, ma compensa un pochettino con la rigidità, quindi la rigidità di 69 punti che sul braccio in realtà non si sente tantissimo, è secca sì di feeling ma non è una racchetta dura in assoluto, e questo dato di rigidità va a dare comunque una bella solidità all'impatto, ripeto solidità che se paragonata a quella di racchette con 305 grammi e magari inerzie più vicine ai 328-327 può sembrare chiaramente più bassa, può dare minore soddisfazione se ci si appoggia di più al telaio, ma per chi vuol giocare di braccio con lei dal fondo c'è veramente tanto di cui godere e tanto di cui divertirsi, ma soprattutto tanto di cui spinnare, perché ragazzi lo spin con lei con più strike 100 è veramente una figata, ma è proprio divertente per come si può usare, cioè lo spin qui si modula davvero molto bene e non solo in top perché anche il back è molto interessante, il back è addirittura esuberante, tante volte bisogna addirittura accompagnarlo perché lei comunque un po' di lunghezza sul back se la va a prendere, così come anche sul colpo piatto dove sicuramente non brilla dal punto di vista del controllo, però il colpo piatto devo dire che non lo disdegna del tutto e anzi un colpo piatto anche un po' più tirato, a meno che non sia una sfuriata esagerata, devo dire che il colpo piatto lei comunque lo gestisce discretamente, non ti fa rimpiangere troppo altre scelte, soprattutto se scegliendola sai che stai andando su un telaio da spin e non su un telaio da colpo piatto in assoluto, per cui il colpo piatto che accompagna bene il resto del gioco, ma qui il protagonista è lo spin, che sia top o che sia back, una preferenza verso il top c'è, ma come detto anche il back comunque si fa molto molto apprezzare. Racchetta che anche sulla rete dice la sua, dove non è perfetta perché chiaramente avrei preferito un po' più di massa un attimo verso la parte alta del telaio, quindi magari un bilanciamento a 32,5 l'avrei preferito un po' per compensare il minor peso, la minore massa rispetto ai telai da 305, e qualche volta sulla volée tende un attimo a spegnersi, quindi anche sulla rete è un telaio che vuole un attimo di incentivo. Tuttavia giocata di braccio, giocata con movimenti comunque leggermente tagliati, si comporta molto bene. Sui tocchettini blandi sulla rete tende un po' a spegnersi, ma è il giocatore tipico di questo telaio che non è esattamente un giocatore di rete, tuttavia consente le chiusure a rete abbastanza regolarmente, non sono delle chiusure di servizio né delle chiusure veramente eccelse, ma sulla rete diciamo pretende semplicità e concretezza, in questo modo gioca bene sulla rete. Chi ricerca la sensibilità massima, chi ricerca il colpo di fino, chi vuole fare il federerino della situazione, non è su più strike che deve andare. Certo la solita da 98 ha un'altra sensibilità, ma lei ha un'altra giocabilità. E andiamo al servizio, perché questa signorina tanto bianca al servizio tira fuori il suo bel caratterino anche sul colpo piatto, che non è precisissimo ma è filante, bello deciso, un colpo bello secco che viene fuori anche ad un ritmo medio alto, non per forza alto. Tuttavia lei brilla soprattutto quando le si va a dare tanto di braccio e lo si nota con lo spin, perché quando si vira verso lo slice o verso il kick lei inizia proprio a danzare in maniera differente, quindi copre la palla, riesce a darti quel giro fantastico con tanta velocità e soprattutto ti permette un ingresso veloce, violento sulla palla con il taglio laterale oppure con il taglio verso l'alto che ti facilita la vita. Per questo motivo ritengo che lo slice sia una delle soluzioni migliori, ma anche il kick, sebbene non sia pesantissimo ma più complesso che pesante, lei al servizio con le rotazioni ha veramente molto da dare. Un colpo piatto migliore le avrebbe resa più completa al servizio, ma non è un colpo piatto pessimo, è un colpo piatto che come dal gioco dal fondo chiaramente fa capire che la preferenza di questo telaio è un po' più verso lo spin. Tuttavia se devi tirare la botta e la sai tirare, lei il colpo piatto comunque lo caccia. Facciamo giusto un'analisi per quanto riguarda il feeling, perché abbiamo detto che è un telaio comunque di 69 punti, per quanto classico è sicuramente maturato rispetto alla prima versione 100, tuttavia rientra un po' nella media delle racchette 300 grammi classiche e non è sicuramente la più brillante dal punto di vista del feeling. Tuttavia è un feeling che a me personalmente piace, perché a me la racchetta rigida non dispiace, ma diciamo che si fa molto perdonare per la sua giocabilità, per la sua aggressività sullo spin rispetto ad un feeling che non è sicuramente eccelso. Ci sono delle concorrenti che sanno dare qualcosa in più, tuttavia lei non è sicuramente
siete tanto in basso nella classifica di feeling tra le racchette classiche da 300 grammi, e parliamoci chiaro, non è che tra i 300 grammi ci siano tutti questi grandi telai sensibili, per cui è proprio la categoria che con un po' di massa in meno rispetto alle 305 riesce a dare indubbiamente meno feeling, perché c'è meno connessione, meno massa, meno connessione con la palla. E allora vediamo perché comprarla e perché no. Ragazzi, a questo giro è veramente chiarissimo perché la comprerei se fossi un giocatore alla ricerca di un telaio da comandare di braccio, e la comprerei se cercassi un telaio da spin, perché tra le classiche lei è una di quelle che lo spin lo rende veramente al meglio. La comprerei se cercassi un telaio comunque che rientri in un ambito di maneggevolezza e non di pesantezza assoluta, quindi anche come pesantezza di palla assoluta. Andrei più verso un telaio esattamente con un comportamento di palla complessa che non praticamente un telaio da palla pesantissima. Lei comunque la palla pesante te la riesce a dare, diciamo che è il braccio a comandarla, per cui dipende dal braccio tuo quanta pesantezza di palla riesce a darle. Non la comprerei se cercassi un telaio da colpo piatto, perché lei il colpo piatto, ripeto, non è malaccio, ma non nasce per il colpo piatto, è un animale da spin. Non la comprerei se cercassi una racchetta particolarmente confortevole, perché lei comunque ha un approccio sicuramente non violento sul gomito, ma è un approccio comunque tendente al secco. Una racchetta che ha comunque 69 punti di rigidità, non possiamo dire che sia un 9 dal punto di vista del comfort, ma per un braccio che non ha problemi vale tranquillamente un 8. Non la comprerei se fossi uno un po' con le mani tirate, con paura che le corde le debba cambiare troppo spesso, perché questa signorina, essendo rigidina e con un pattern abbastanza aperto, le corde se le rosicchia, e se non se le rosicchia le consuma abbastanza presto, perché le cuoce abbastanza se c'è un braccio che la sa stressare. Bene ragazzi, allora andiamo a vedere subito la pagella di questa Pure Strike 100. Bei voti insomma per questa signorina tanto bianca. A me, ripeto, lei piace molto. Ho cercato di dare dei voti senza cedere al fatto che mi piacesse tanto, ma è proprio una bella racchettina. Racchettina molto interessante, aggressiva nella sua facilità, rende lo spin davvero bene. Quindi telaio assolutamente interessante per chi è alla ricerca di una classica che sappia dare spin. Lei la trovate presso il mio partner tennispoint.it, per il quale potete chiedermi anche il codice sconto direttamente qui nei commenti, che vi vale un ulteriore 5% rispetto al prezzo già scontato su tennispoint.it. E inoltre, chiaramente ragazzi, vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, dove effettuo tutti i giveaway e dove anticipo sempre tutti i contenuti e decidiamo insieme quali sono le prossime recensioni che dovranno uscire sul canale. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram perché vi conviene. Vi ricordo ancora che sono attivi gli abbonamenti, quindi se volete supportarmi potete farlo con un abbonamento mensile, che partono da cifre veramente minime, e vi ringrazio se vorrete farlo. E assolutamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un grande like. E il like, vi ricordo, essere il miglior modo che avete per supportarmi, perché è il modo in cui voi potete comunicare a YouTube che quel contenuto vi è piaciuto e secondo voi è valido. Ecco perché il like è assolutamente fondamentale. Al momento ci sono 8500 iscritti a questo canale, per cui se già solo la metà di voi mettesse like ad ogni video, ogni volta che lo vede, mi farebbe una grandissima cortesia e un grandissimo servizio per dire a YouTube che questo canale vale qualcosa. Per cui non lo dimenticate, lasciate sempre un like ai miei contenuti quando li vedete. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.